Barcellona, 14 le vittime, due italiani, il racconto di due ragazzi che hanno deciso di far rientro in Italia. Profughi a Francenigo, oggi incontro in prefettura del sindaco e dell'imprenditore Emiliano Piovesana, il comune ha deciso di aderire allo SPRAR. Chiasso, l'ex caserma Serena, residenti di Casieri in rivolta, cantano e fanno rumore a ogni ora del giorno e della notte. Buoni pasto scolastici, riparte l'iniziativa dell'amministrazione Manildo. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Treviso, dei notiziari di Rete Veneta. In apertura l'attentato di Barcellona. 14 le vittime e purtroppo anche due italiani. E intanto abbiamo raccolto il racconto di due ragazzi che hanno deciso di far subito rientro in Italia. Sentiamo. Rimane il terrore negli occhi di chi era a Barcellona, molti trevigiani in vacanza, alcuni di loro hanno deciso di fuggire e tornare a casa già da questa mattina. Le strade, le piazze, tutto blindato e la paura ora è troppa per pensare di rimanere nella città catalana. Al telefono abbiamo raggiunto Carla Damiano, 21 anni, di Santa Lucia di Piave, era lì con gli amici. Durante l'attentato eravamo appena arrivati in albergo, fortunatamente, quindi c'eravamo appena passati, diciamo, ma non abbiamo assistito al tutto. Ma appena siamo arrivati in albergo, poi hanno iniziato a scriverci, a chiamarci. Ora dice, torniamo a Treviso. Qui stanno facendo vedere comunque le immagini della Rambla, che comunque adesso è piena di gente e tutto, però noi non ce la sentiamo tanto, siamo in albergo, facciamo le valigie e poi andremo in aeroporto. Marco Gazzin, 40 anni di Treviso, si trovava in vacanza con gli amici. Erano arrivati a Barcellona solo ieri. Noi eravamo in Piazza de Spagna. Piazza de Spagna, che a pochi metri da lì. È vicino a Piazza Catalunya, vicino a dove è successo l'attentato. Eravamo là vicino. Anche loro hanno scelto di prendere il primo volo per tornare a Treviso. Quando siamo arrivati abbiamo visto le ambulanze passare, quattro ambulanze e il camion dei pompieri. E poi quando siamo arrivati in alloggio abbiamo saputo dell'attentato ci hanno detto di stare dentro, di non muoverci e poi abbiamo fatto il biglietto per ritornare in Italia il più presto possibile. E purtroppo tra le due vittime italiane anche un ragazzo veneto, Luca Russo, e così la regione deve purtroppo piangere la seconda vittima del terrore dopo Valeria Solesin, Luca Russo, vicentino di Bassano del Grappa. Voltiamo decisamente pagina, andiamo ora andiamo ora a Casier, parliamo della caserma Serena. Non si placa infatti la tensione, residenti sempre più sul piede di guerra che denunciano l'accoglienza. La convivenza, dicono, è sempre più difficile a causa dei rumori che rendono impossibile dormire la notte. Sentiamo. Non ne possiamo più perché non si dorme, non si riposa. Esasperati, ad Osson non ne possono più i residenti nelle palazzine dell'esercito che confinano con la caserma Serena. Con l'estate la convivenza con le centinaia di migranti ospitati nella struttura è diventata sempre più difficile, soprattutto per i rumori. Schiamazzi e canti all'alba, musica ad alto volume nel cuore della notte rendono impossibile riposare. Hanno cominciato col Ramadan a tenere da mattina a sera le musiche arabe, le musiche africane dalla mattina alla sera, le urla, le baruffe e il tantam. Essendo in tanti, loro giocano, urlano, parlano, suonano i tamburi, musica. Che mio figlio è venuto a casa 3 giorni a Ferragosto, lui abita a Milano e non ne poteva più. E così il giorno di Ferragosto, dopo l'ennesima notte in bianco, i residenti hanno scritto al sindaco Miriam Giuliati, che si è fatta portavoce della protezione testa con la prefettura e la cooperativa che gestisce l'accoglienza della caserma. L'idea dell'amministrazione è quella di fare installare delle barriere fonoassorbenti tra il muro della Serena e le case. La questione sarà affrontata nel dettaglio la prossima settimana. E ora andiamo a Francenigo, la questione riguarda sempre i rifugiati. Oggi incontro in prefettura del sindaco e dell'imprenditore Emiliano Piovesana. Il comune infatti ha deciso di aderire allo SPRAR, così potremo gestire noi l'accoglienza e ospitare meglio le famiglie. Sentiamo.
Un incontro positivo, così Mario Cappellotto, sindaco di Gaiarine, definisce il faccia a faccia avuto con il prefetto vicario. Insieme a lui anche Emiliano Piovesana, l'imprenditore che aveva lanciato la provocazione del boicottaggio delle offerte in chiesa contro un determinato tipo d'accoglienza. E il summit in prefettura sembra aver dato i suoi frutti. Ci ha anche consigliato come amministrazione di aprire lo SPRAE in modo da fare un progetto, in modo da poter inserire, qualora ci verranno assegnati, dei nuclei familiari che sicuramente creeranno meno impatto sulla nostra cittadinanza. Una soluzione che convince anche Piovesana. Qualora il sindaco prepari questo PRAR, su quella casa là potrebbe essere la prima casa dove mettere dentro la famiglia che arriverà qui. Quindi tutto viene ad essere come volevamo noi. Il sindaco annuncia che incontrerà i suoi concittadini per discutere insieme su quale possa essere la collocazione giusta per eventuali migranti in arrivo a Francenigo. Se vengono delle persone, delle famiglie, penso che troveremo anche la cittadinanza d'accordo. Dall'incontro in prefettura sono poi arrivate altre rassicurazioni. Il viceprefetto ci ha assicurato che non ha mai ricevuto nessuna richiesta da parte di chiunque per mettere delle persone su quella casa. Basta lunghe file agli sportelli. Anche quest'anno a Treviso saranno attivi i buoni pasto elettronici per le mense scolastiche della città. Mense scolastiche. Anche per l'anno 2017-2018 è stato attivato il sistema dei buoni elettronici introdotto nel 2016 dall'amministrazione Manildo. L'iniziativa ha l'obiettivo di facilitare l'acquisto dei buoni ed evitare le lunghe code agli sportelli. La mensa, d'ora in avanti, insomma, si gestirà online. Non solo, ma ci saranno dei vantaggi per le famiglie numerose. Da secondo figlio la tariffa sarà agevolata. In un momento storico in cui sembra sempre più difficile costruire una famiglia, specie se numerosa, spiega la assessore Anna Caterina Cabino, abbiamo ritenuto utile introdurre questa misura per incoraggiare e sostenere le nostre famiglie. L'amministrazione comunale ha così organizzato un incontro con i genitori degli alunni per spiegare le modalità di gestione del servizio. Due gli appuntamenti, il 30 agosto in Sala Verde alle 17 e giovedì 7 settembre, stessa ora e stesso luogo. Molti sono i bambini che usufruiscono durante l'anno della mensa, 4.062 alunni, 211 dei quali esonerati dal pagamento. A Treviso le mense scolastiche attive sono 33 dislocate nei diversi plessi scolastici ed erogano ogni anno quasi 338.600 pasti. Una scuola di qualità è anche una scuola che rende più semplice la vita ai genitori dei bambini che frequentano le nostre scuole, termina la Cabino. Il telegiornale di Treviso termina qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci.